Bentornati ragazzi nell'angolo dello Svapolex. Oggi cambiamo un attimino dai vari liquidi cremosi, cioccolatosi, fruttati, tutto quanto e ci buttiamo sui tabaccosi. Ragazzuoli, qui di fronte a noi abbiamo Naked Tobacco, uno dei liquidi secondo me migliori al mondo, per punto di vista mio. Sul liquido tabaccoso, questo qui ragazzi è un liquido all'aroma di sigaro cubano. Ok, la boccetta come potete vedere è da 50 ml, ovviamente mix series, perciò solita storiella: ci mettete la basetta, shakerate per 5 minuti, lasciate riposare per almeno 24 ore. Il meglio è sempre la settimana. Allora ragazzi, piccoli consigli. Per avere il massimo di aroma da questo liquido, io sono andato da Andrea ovviamente e di conseguenza gli ho chiesto una rigenerazione per ottimizzare l'aroma su questo liquido. Allora, lui praticamente mi ha consigliato, siccome che io ho il Wrasp Nano, comunque anche sopra all'Adali, comunque tutti gli atomizzatori su cui monta Monocoil e che ottimizzano il flavor chasing. Mi ha consigliato delle Alien, ok, al Nick Chrome 80. Queste qui, ragazzi, sono coil veramente speciali, che su tutti i liquidi non c'è un liquido predisposto che deve avere tot coil. E queste coil qui sono veramente ottimizzate per il flavor, per qualsiasi liquido. Allora, io qui dentro l'ho già drippato, comunque ne drippiamo un altro pochino perché il cotone si è un po' asciugato. Quindi ne mettiamo dentro un po', ok? E lo andiamo subito a provare. Ragazzi, a me personalmente, a me il tabacco piace. I liquidi tabaccosi ne ho provati abbastanza e devo dire che questo qui a me piace. Non è un tabacco secco, cosa che vi devo dire assolutamente, e non è quel tabacco secchissimo, ma è leggermente dolcificato. E si sente proprio anche quel tocco di dolcino retro che a me piace molto, sinceramente. E con queste coil, ragazzi, vi garantisco che di aroma in bocca ne avete a esplosione. Cioè, voi da come lo sentite, magari o così a naso o con la goccina sopra al dito che lo leccate, vi assicuro che con queste coil lo stesso sapore ce l'avete svapandolo. Quindi non sono fili semplici che magari l'aroma lo perde. Queste coil qui state pur tranquilli che l'aroma non lo perde. E di vapore l'avete visto dalla svapata, ne fa veramente tanto. Ma per chi non l'ha visto a modo, e te ne fa veramente tanto. Comunque, ragazzi, tornando un attimino e lasciando perdere il discorso coil, cosa che dovevo dirvi è liquido 70-30 e nient'altro, ragazzuoli. Questo qua è un liquido tabaccoso da provare. Per chi piace i tabaccosi, questo sicuramente, se lo sentite, boh, vi innamorate di questo, non c'è nient'altro da dire. Niente, mi rimane solamente di lasciarvi il link in descrizione, sito internet, Facebook, Instagram, tutto quanto. Passate dai Porsche, mi raccomando, e che loro vi consigliano sempre il meglio. Per questa recensione è tutto, io vi saluto. Ah, è tabacco cubano, c'è poco da fare. Ciao ragazzi.